Allora, è tutta la notte da ieri, effettivamente. Ci ho perso il sonno perché qui a TG Kiwi ci stiamo interrogando sull'esatta pronuncia di un artista che fa parte di tutti quegli artisti che hanno collaborato con un cantante di cui vi parlerò a breve, ma solo dopo la sigla. Sono Alex Lanieri e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Ebbene sì, la pronuncia, la dizione, la pronuncia poi dei nomi di alcuni artisti anche italiani, non solo internazionali, è molto importante, ma per noi speaker delle volte è un po' un problema, anche perché magari non sai proprio a chi chiedere esattamente, se non all'artista direttamente, ma non è sempre così facile, no? Come state? Questo è un nuovo appuntamento insieme di TG Kiwi, incentrato su una novità musicale che tra poco busserà alla nostra, vostra porta. Comunque anche se io studio dizione, mi impegno qui in casa Kiwi, ci impegniamo molto anche in questo senso, delle volte io personalmente mi riascolto e un po' mi vergogno, però magari grazie anche al vostro aiuto, ai vostri commenti sul nostro canale YouTube, riuscirò a migliorare anche su questo fronte. Bando alle ciance, il rapper che esce appunto con un nuovo lavoro è Lele Blade, che molti di voi conoscono e apprezzano già. Lui è pronto a tornare sulla scena musicale con un nuovo album intitolato Con i miei occhi. È in uscita venerdì 25 ottobre, quindi c'è da attendere ancora qualche giorno per l'etichetta Warner Music Italy. L'annuncio dell'uscita era arrivato a sorpresa durante la sua esibizione a Red Bull 64 Bars live a Scampia, dove Lele Blade ha chiuso con un entusiastico, ecco vedi di nuovo il discorso pronuncia, amici napoletani datemi una mano, lui ha detto o disco nuovo è pronto, foro o 25 ottobre, ho detto bene. Alessandro Arena, così si chiama Lele Blade all'anagrafe, è cresciuto artisticamente nei collettivi UFO Rap Team, 365 Move e infine solo la FAM, SLF, acronimo, con cui ha pubblicato il disco We The Squad volume 1. Ale, è sempre più difficile, che vuoi fare? La sua passione per l'hip hop e la costante ricerca di sperimentazione hanno definito la sua carriera rendendolo una delle voci più riconoscibili del panorama urban napoletano. I singoli che hanno anticipato l'album, Lose Control, uscito lo scorso luglio, e Contigo, hanno già offerto un assaggio della direzione musicale che Lele Blade ha intrapreso. In Contigo il rapper ha mescolato parti melodiche e barre serrate giocando tra il napoletano e lo spagnolo con un sample cantato da Laura Pizzoli dimostrando la sua versatilità e capacità di unire diverse influenze. Io poi scherzo, è molto bello questo fatto di artisti italiani che uniscono anche diverse lingue, anche il dialetto napoletano che è una lingua, è considerato una lingua, non un dialetto, quindi è bello che ci sia questa contaminazione che poi fa diventare queste produzioni tutte italiane internazionali, quindi mi piace. Con i miei occhi rappresenta un viaggio intimo e personale raccontando il vissuto dell'artista e il suo percorso musicale fino a questo momento. Il disco è un perfetto equilibrio tra brani esplosivi e riflessivi con sonorità che spaziano dalla trap al drill fino a pezzi più R&B. Ogni traccia riflette la continua evoluzione artistica di Lele Blade, mantenendo sempre fede alla sua identità artistica. Il progetto vanta collaborazioni di altissimo livello. Ecco qua Alex, preparatevi a darmi giù nei commenti perché sbaglierò sicuramente qualche nome. Allora, nell'album Con i miei occhi, Lele Blade vanta la collaborazione di Joliet, Simba LaRue, Nicki Savage, Kid Yugi, Vale Lambo, Gue, Luque, Envy Killa e Young Snap. Ora ditemi se non è, come dire, un pochettino facile che io incappi qualche errore, ma voi saprete sicuramente riprendermi ed aiutarmi. Comunque sono, come dicevo prima, una parata di artisti, tra l'altro molti di loro molto giovani, una scena che secondo me un po' ci invidiano, dall'estero, o quantomeno teniamoci
questi artisti, valorizziamoli. Noi comunque qui a TG Kiwi vi diamo notizie di uscite discografiche, eventi, eccetera, tutto ciò che ruota intorno a questi artisti che a noi piace attenzionare, ma nel senso buono del termine dal punto di vista artistico, eh? Quindi farvi sapere sempre cosa bolle in pentola di questa scena, sempre in fermento. Una di queste collaborazioni che vi ho annunciato poco fa sarà proprio il singolo di apertura dell'album in uscita venerdì 18 ottobre, si intitolerà Jet Privato, insieme a Luque, che poi appunto farà da pretesta all'album che uscirà esattamente una settimana dopo. Quindi abbiamo parlato di questi nomi, che sono nomi di fantasia che questi artisti si danno, magari li vengono, chissà, affibbiati quando erano bambini, in famiglia, a scuola, nelle loro scorribande in strada che spesso ci raccontano nelle loro stesse canzoni. Quindi vi chiedo di scriverci nei commenti del nostro canale TG Kiwi su YouTube, anzi, ne approfitto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanellina. E quindi in questi commenti, oltre a insultarmi sulla mia pronuncia, vi chiedo: avete un nome di fantasia che è in passato o ancora adesso vi portate dietro? Magari vi piace oppure no. Quindi anche magari avete una certa età, ma ancora vi chiamano con quel nome. Scrivetelo nei commenti, perché insomma ci fa molto piacere anche discutere su questo insieme. Vi ricordo che c'è sempre il nostro magazine su TikTok con Chiara, e poi ovviamente ci state già ascoltando dalla vostra piattaforma digitale preferita. Ditele agli amici di ascoltare e seguire TG Kiwi. Alla prossima, vi ringrazio da me Alex Ranieri, un abbraccio e state sempre molto bene. Ciao!